chi si è salvato aggrappandosi agli alberi. Sono drammatiche le testimonianze che arrivano dalle zone alluvionate della Toscana. Nel comune di Manciano, dove sono morte due donne, molte persone sono state tratte in salvo dagli elicotteri e dai mezzi anfibi dopo essere state sorprese dalla piena dell'Albegna. Il rio Capri, il torrente Scrivia, sei ondate di piena nella notte di giovedì hanno diviso in due il piccolo paese. 2000 abitanti in difficoltà e a far paura ora è una frana. La nostra inviata è lì a raccontarci com'è la situazione a 5 giorni dall'alluvione, ancora dura. L'ultima indagine per corruzione negli appalti all'Expo svela l'ennesima storia di un padre che si muove per far ottenere favori o avanzamenti di carriera per il figlio. Consulenze per l'esposizione universale e il caso di Renzo Bossi che ha travolto il Senatur, ma anche la cricca romana teneva da conto il futuro dei figli. Il calcio è anche un lavoro e lo si fa dove vengono offerte le migliori opportunità. È la ferma convinzione di Graziano Pellè, pugliese di 29 anni, che ha esordito 2 giorni fa con la nazionale di Conte, ma ha vissuto quasi tutta la sua carriera all'estero, prima in Olanda e oggi in Inghilterra. Ma sono moltissimi i casi di giovani italiani che anche nel calcio cercano e a volte trovano fortuna all'estero. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, non solo Genova, ci sono ancora vittime e ancora danni a causa del maltempo in altre regioni. Lo avete sentito nel telegiornale stamattina, la notizia di una donna morta in Friuli Venezia Giulia, sepolta da una frana mentre si trovava nella sua abitazione. Solo poche ore prima, in un'altra regione, la Toscana, 2 donne sono morte anche loro, rimaste intrappolate nella loro auto dopo l'esondazione dell'Albegna. E noi cominciamo proprio da qui il nostro TG Cronache, perché a Manciano, per noi in Toscana, c'è la nostra inviata Antonella Galli. Buongiorno Antonella, a te la linea per tutti gli aggiornamenti. Sì, buongiorno. Io ora mi trovo nel punto dove sono tutti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco ancora molto attivi, perché se la situazione è migliorata rispetto a questa notte, molto ancora c'è da fare. Questa notte noi non siamo riusciti ad arrivare nel punto dove sono morte le due anziane donne, le due sorelle travolte mentre erano nella loro auto dal fango. Ci siamo riusciti questa mattina e se la regia ci può aiutare, vi volevamo far vedere subito le immagini che ci sono arrivate poco fa dall'alto, girate dai vigili del fuoco, così vi potete rendere conto della situazione. Case allagate, strade interrotte, coltivazioni, molte coltivazioni distrutte. Ancora molti cittadini evacuati si trovano tutti nello stadio di Orbetello da questa notte. Quelli che sono intorno alla zona più critica, noi questa mattina li abbiamo incontrati, e sono furiosi. Li abbiamo trovati mentre spalavano l'acqua, ci hanno raccontato quello che è successo questa notte, ci hanno raccontato di aver visto persone che erano per strada e che sono riuscite a salvarsi solo aggrappandosi agli alberi, e questa mattina quindi si fa la conta dei danni. Li abbiamo visti apposta nelle loro case allagate, dove questa mattina alcuni hanno deciso di fuggire, altri si sono rifugiati ai piani più alti. E poi certo sono furiosi perché qui tutto si ripete, un'altra alluvione c'è stata nella stessa identica zona nel 2012, e già da ieri il primo a lanciare le polemiche è stato il governatore della Toscana Rossi. In un tweet lui ha ricordato quanti soldi sono stati stanziati nel dicembre 2012 per l'alluvione, 100 milioni, 5 erano destinati proprio alla messa in sicurezza di quel fiume che questa notte è esondato, e lui ha denunciato ritardi rispetto a tutto quello che si poteva fare alle opere di messa in sicurezza. Ma noi adesso vediamo subito, ricostruiamo quello che accadde appena 2 anni fa proprio qui, in questa zona, nel servizio della collega. Il luogo è lo stesso e la storia dopo 2 anni esatti si ripete. Ci sono pochi chilometri di distanza, meno di 10, dalla zona in cui sono morte 2 donne mentre erano nella loro auto travolta dall'esondazione del torrente Elsa e il ponte di Sant'Andrea che crollò sul fiume Albegna. Era il 12 novembre 2012, le vittime allora furono 3, 3 dipendenti Enel che rientravano a casa anche loro in macchina. La Punto su cui viaggiavano venne inghiottita da una voragine che
che si era aperta sul ponte della Marsigliana, sul fiume Albegna. Anche allora, due giorni di alluvioni violente devastarono tutta quella zona della Maremma. Oltre al processo civile di risarcimento del danno, parallelamente si sta svolgendo il processo penale, per il quale proprio ieri la Procura di Grosseto ha chiesto l'archiviazione, non ravvisando alcuna responsabilità sulla base delle consulenze degli istituti universitari incaricati. I legali dei familiari delle tre vittime si sono opposti e adesso l'ultima parola spetterà al giudice delle indagini preliminari. Intanto però il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha puntato il dito contro il consorzio di bonifica della Toscana Sud per i ritardi ingiustificabili da parte di un ente a cui spetta di intervenire per la sicurezza idraulica dei fiumi della Maremma. La regione aveva sollecitato più volte il consorzio a completare i lavori. Lo scorso gennaio inoltre aveva richiesto un aggiornamento dei tempi di esecuzione e di motivare i ritardi accumulati. Il consorzio si era giustificato. I lavori vanno a rilento a causa delle numerose procedure di esproprio in corso nella zona. A luglio un nuovo sollecito della regione per lo sforamento di oltre un anno sulla progettazione esecutiva di un argine sul fiume Albegna, lavori che avrebbero potuto e dovuto evitare il ripetersi di un dramma due anni dopo. Bene, grazie. Grazie alla nostra Antonella Galli e invece, buon lavoro. Sì. Sì, Antonella, avevi altri aggiornamenti? No, vi volevo solo dire, ecco. Sì, vi volevo solo dire quello che stava accadendo in questi minuti. Nella zona ci sono ancora gli elicotteri che sorvolano per vedere qual è la situazione. I mezzi di soccorso sono impegnati a togliere, a mettere in sicurezza gli argini per quello che è possibile, soprattutto anche a liberare le strade per riattivare la circolazione, perché molte sono le strade che sono state bloccate questa notte e poi ovviamente si farà la conta dei danni. A te, Raffaella. Grazie, grazie Antonella. Allora, la conta dei danni è quello che stiamo vedendo, è quello che vi stiamo raccontando da giorni, perché un film già visto è quello della Toscana, un film già visto in qualche modo è quello di Genova. Genova che adesso cerca di tornare alla normalità, ma i danni sono tantissimi, anche lì c'è stata una vittima. I danni però non riguardano solo il capoluogo ligure, perché a essere colpiti dal nubifragio ci sono anche tanti paesi, piccoli paesi dell'entroterra. E uno di questi è Montoggio e lì c'è la nostra inviata Caterina Bizzarri, a cui do subito la linea, ti vedo in compagnia di un ospite. Caterina. Sì, buongiorno Raffaele, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi trovo, come hai detto giustamente te, a Montoggio, un piccolo paese di poco più di 2.000 abitanti. Siamo nell'entroterra ligure, a circa 35 chilometri da Genova. In compagnia di me c'è appunto il sindaco di Montoggio, che è Mauro Fantoni, è sindaco di questa piccola cittadina, di questo piccolo paese da poco più di un anno. Ed è un paese, noi l'abbiamo visto e poi ve lo documenteremo, devastato da questa alluvione di giovedì scorso. Sindaco, brevemente, che cosa è successo? Noi vediamo alle nostre spalle un ruscello, il rio Carpi, che ha provocato tutta questa devastazione. Sì, a seguito delle piogge molto violente e molto potenti, una frana si è staccata dalla montagna che è in faccia a noi, è caduta a valle e ha otturato lo sfogo dell'alveo del torrente. Le acque sono uscite dall'alveo con una violenza inaudita e hanno travolto tutto quello che hanno incontrato: le case, le abitazioni, i negozi, i box, gli scantinati, eccetera. Ecco, adesso lo vediamo subito nel servizio, perché in questo momento stanno operando i mezzi naturalmente della protezione civile, dei vigili del fuoco, ma c'è anche l'esercito, e quindi in compagnia di alcuni appunto rappresentanti dell'esercito siamo andati a vedere la situazione proprio sul rio Carpi. Ha portato una grandissima quantità di detriti, alberi, radici che hanno otturato quel canale che vedete lì sotto, che di fatto passa al di sotto della piazza del paese, al di sotto del centro del paese, provocando un vero e proprio tappo e facendo esondare il fiume. Come potete vedere nella parte alta del canale vi sono addirittura dei muri sfondati dalla potenza del fango. Questa casa, che attualmente è al primo livello, al primo piano, era totalmente
a livello, come se fosse a piano terra, e la stanza che vedete lì dove sono affacciate quelle persone era totalmente riempita di fango e di detriti. Queste qui sono le due case che più hanno risentito di questa alluvione, di questo smottamento. Come potete vedere, lo stesso garage è stato totalmente sventrato dal fango, è entrato da una parte ed è uscito dall'altra. Dalle finestre si può intravedere tutto quanto l'interno. La stessa macchina è totalmente devastata. La seconda casa invece è quello che potrebbe sembrare un piano terra, invece è un primo piano. Ma lei non pensava di essere a rischio? Non aveva paura di questo? Ma guardi, io è quindi dunque dal 2000 che ho comprato la casa. Io ho fatto l'alluvione, qua abbiamo fatto l'alluvione del 2011, abbiamo avuto parecchi eventi atmosferici, non in pericolosità ma comunque di una certa identità. Però mi ha ingannato. Ma chi l'ha ingannato? Mi ha ingannato il fiume, perché io lo vedevo saltare lì dove c'era, ma mai più andavo a pensare che esplodesse in questa maniera. Ma esplodo perché tutta questa massa di ghiaia franando dalla su ha tappato tutto. Io nel giro di tempo di scendere la macchina l'ho vista girare su se stessa, è andata nel fiume e adesso la macchina non c'è più. Non c'è, no, è troppo grossa, è stata veramente troppo grossa. Troppo grossa. Sindaco, oramai è successa una cosa simile qua a Montoggio? A memoria d'uomo non si ricorda. Io conosco il postino, il vecchio postino di Montoggio, che si chiama Gianni Armanino, 92 anni, lucidissimo, il quale mi dice che un evento così disastroso non si era mai verificato. Devo dire che per quanto riguarda il rio Carpi, per la verità, nel 2012 era stato fatto un intervento di pulizia, di resagomatura dell'alveo, appunto perché si temeva che in considerazione di questo tipo di struttura che ha potesse diventare pericoloso, ed era stato fatto e non era successo niente, l'alveo era pulito. Certo, la quantità dell'acqua e della frana, che poi è stato, ha trascinato con sé alberi e tutto qua, è stata tale che ha provocato questa situazione. Ecco, guardate adesso che cosa ha provocato in questo servizio il rio Carpi. Il funzionario del comune ci è stato detto la sera di poter dormire tranquillamente qua. E poi questo è successo la mattina. Sì, il secondo disastro la mattina è successo. Quindi sono venuti alcuni funzionari del comune, erano le due di... Era giovedì e venerdì, quando c'è stata la prima ondata d'acqua. Hanno controllato il fiume, che non esisteva più, perché c'era un muro di alberi di fango all'altezza del poggiolo, che sono circa 8 metri dal letto del fiume. Hanno detto di dormire qua tranquillamente e poi la mattina è successo quello che è successo. Fosse successo la notte, credo che mia madre qua non ci saremmo, vedendo qua. Ora ovviamente dovete andare via da quando siete fuori di casa. Ora lo sa com'è, è casa mia, non ho altro, cercavo di tirare sul fango, io so assai che viene. Poi mi hanno gridato, allora sono andata ai piani di sopra. E poi... Quindi lei dorme ancora qui ai piani di sopra? No, adesso sono da mia figlia. Ma il comune ha predisposto degli alloggi per... Una veranda nella palestra per lei, ma... Nella palestra. Abbia pazienza, sì. Me la so portare a casa, anche se non c'ho spazio neanche io, ma me la... Oppure in un ricovero. Che non mi sembra il caso. In questa situazione mandare in un ricovero, cioè non mi sembra il caso poi. Perché non c'ho più niente, non ho più guardi. Niente, senza vuol dire niente, se non c'era mio figlio io dormivo sotto un ponte o a ricovero, ma che ci vadano loro a ricovero, giusto? Sindaco, può rispondere a queste testimonianze? Io posso dire questo, che per quanto riguarda le famiglie che sono state sfollate in ragione della situazione che si era determinata e che non sono più di 15 famiglie, parte di esse hanno trovato ricovero presso parenti, altre presso amici, altre presso la palestra comunale, che è stata attrezzata dalla Croce Rossa con i lettini e con i pranzi a mezzogiorno e sera. Senta, questo comunque è un paese piuttosto difficile, si trova in una situazione difficile, perché dall'altra parte scorre il fiume Escrivia, anche lì ci sono stati dei problemi, come vediamo in questo servizio.
ci sono... Allora, questo servizio dunque non è pronto. Allora, per concludere il discorso, sindaco, è stato già fatto un primo bilancio dei danni? Stiamo facendo un primo bilancio dei danni, non abbiamo ancora ultimato e quindi ci riserviamo nei prossimi giorni, domani e dopodomani, di trasferire alla Regione la richiesta della quantificazione dei danni. Il territorio è molto grande, è molto vasto, ci sono problemi anche di viabilità, cosa state facendo in questo momento? In questo momento stiamo recuperando l'emergenza, nel senso che il paese è percorribile, abbiamo aperto la strada, abbiamo tutti i servizi sono in funzione. C'è pericolo di frane però? C'è una situazione pericolosa sulla versante da dove si era verificata già la frana precedente, c'è un movimento verso il basso, verso il paese, che stiamo controllando con i militari della forestale e noi l'abbiamo recintato e quindi... è sotto controllo la situazione. Allora, è pronto il contributo che aveva annunciato prima. E straripa sempre lo scrivia? Straripa sempre. Quando vengono questi fenomeni molto intensi, straripa. Perché non c'è una struttura idonea. Ora le faccio vedere il punto cruciale che praticamente viene un mare, un lago, si colma tutto e... È impressionante. E quante volte è successo? Allora, nel 2002 e poi quest'anno due volte. Due volte nel 2011, purtroppo le case colpite sempre sono quelle lì, da quella parte là, la gialla e la rossa, anche per poco. Quest'anno è successo l'inimmaginabile, è arrivato sino ai palazzi che vedete là dietro, il verde, il rosa, i due rosa, sempre lì. Ed è arrivato alla tromba delle scale. Quanta acqua ci sarà stata? Un metro e mezzo di acqua. Allora, dove c'è il ponte? Dove c'è il ponte, là, quel pezzo lì è scoperto. Sale. Quindi scavalca addirittura il ponte. Scavalca il ponte, ragazzi. Scavalca il ponte e là dove ci sono i bidoni della rumenta c'è un vuoto e da lì parte, dilaga, divampa. Avete perso tutto? Tutto, completamente tutto. Poi noi abbiamo garage molto capienti e lasciamo mezza casa giù, mezza vita, perché e abbiamo perso tutti, completamente tutto. Senta, ma il sindaco che cosa dice? Non lo so. Non si è visto da noi. Che cosa manca secondo voi? Non è stato messo in sicurezza l'alveo del fiume? Una protezione, a noi servirebbe una protezione, alzare il muro e portarlo sino all'altro ponte e mezza catastrofe si potrebbe anche parare. L'alveo del fiume non era così, io ci sono nata, ho 60 anni. Perché l'hanno deviato? L'hanno deviato perché hanno fatto una protezione, vede là sotto dove c'è... il volto del fiume, ci hanno messo dei massi artificiali, degli scogli artificiali che non picchiasse in quelle case là, però ha deviato completamente il letto del fiume. Ecco, sindaco, sono tutte case a rischio, queste una gran parte si trovano praticamente e sono state costruite sul fiume. Sono state costruite sul fiume, adesso la normativa probabilmente non lo consentirebbe. Devo dire che per quanto riguarda questa situazione, che ha sicuramente delle imperfezioni tecniche, ieri abbiamo fatto un sopralluogo con i tre tecnici della provincia per verificare la situazione e vedere di trovare delle soluzioni adeguate ad eliminare il rischio che questo possa ripetersi. Grazie, Raffaella, ti restituisco la linea. Grazie Caterina Bizzarri, grazie per le testimonianze e il tuo racconto su questa devastante alluvione. Noi adesso ci occupiamo delle inchieste che riguardano Expo. Da ieri è ai domiciliari Antonio Acerbo, che è l'ex commissario delegato per Expo. Secondo i magistrati avrebbe favorito un consorzio di ditte e in cambio avrebbe ottenuto dei favori per il figlio. Non è né la prima né l'ultima storia che riguarda questo. L'appalto di Expo, cucito su misura delle aziende corruttrici in cambio di consulenze farlocche, come dicono sottovoce i magistrati in procura, fuori dal formalismo degli atti giudiziari,
per il figlio. Se fossero vere le accuse con cui il super manager di Expo, Antonio Acerbo, ex capo del Padiglione Italia, è da ieri agli arresti domiciliari per l'ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta, la storia di questa inchiesta sul bando di gara per le vie d'acqua assegnato nel 2013 a un consorzio guidato dalla Maltauro, avrebbe scoperchiato l'ennesima storia italiana di familismo amorale. Fino a questo punto delle indagini non girano direttamente mazzette, come abbiamo visto nel primo filone dell'inchiesta con l'imprenditore vicentino Maltauro che si mette le mani in tasca per oliare uno dei presunti vertici della cupola degli affari di Expo. Basta il ringraziamento, come lo chiamano in un nuovo gergo di galanteria criminale i manager iscritti sul registro degli indagati dai pubblici ministeri che hanno chiesto l'arresto di Acerbo, Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio. Mi fu comunicato che Antonio Acerbo si sarebbe accontentato nel caso di vittoria della gara di un ringraziamento per il figlio. Così ha messo a verbale l'amministratore della ditta Tagliabue, Giuseppe Asti, partner di Maltauro nell'appalto e coindagato dai magistrati. Bisognava far lavorare il figlio di Acerbo, precisa il manager. Acerbo Junior aveva già avuto una consulenza dalla Maltauro per 36.000 euro. Anche la Tagliabue lo avrebbe convocato per dargli un incarico. Quando ho incontrato il figlio di Antonio Acerbo, ha detto ancora Assi al magistrato, l'ho ritenuto realmente una persona priva di qualsiasi tipo di professionalità che potesse in qualsiasi modo giustificare un rapporto contrattuale che sottendesse un esborso di denaro. Per farla breve, la ritenevo troppo sporca come modalità di ringraziamento nei confronti di Antonio Acerbo. E quindi Asti, un manager smagato che era già passato per la bufera di Tangentopoli, decise di lasciar perdere e non ringraziò, come dicono loro, gli Acerbo. L'inchiesta, per quello che si sa, non ha stabilito se poi i soldi dei lavori rimanessero al figlio di Acerbo o una parte prendesse la strada dei conti del padre. E sempre che i magistrati riusciranno a dimostrare lo scambio appalto, ringraziamento, consulenza, allora questa sarebbe l'ennesima storia di un padre col pedigree che si rovina per il figlio. Acerbo è stato direttore generale del Comune di Milano, premiato nel 2006 con l'Ambrogino d'Oro, il massimo riconoscimento della città, come uno degli uomini speciali che avevano ristrutturato il teatro alla Scala. Un quotidiano stamattina ha scritto «Paghetta per il figlio», riproponendo i titoli che vennero fatti per Bossi e il Trota nell'inchiesta dei Family. Il Re Leone della Padania è all'udienza preliminare per i soldi della Lega, che avrebbe girato ai figli Renzo e Riccardo. Il primo passato come una meteora al Pirellone, convertito all'agricoltura. Il secondo, rellista a scassamacchine. Sarebbero serviti per una laurea albanese, l'assicurazione dell'auto e il carrozziere, più spese varie. I figli, soppiezza e core, si sa, Angelo Balducci, ex gentiluomo del Papa ed ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, arrestato nella famosa inchiesta sulla cricca degli appalti alla Maddalena e non solo quelli, avrebbe fatto finanziare al costruttore Diego Anemone i film Gas, Last Minute, Marocco e Ce n'è per tutti, alcuni titoli delle pellicole, in cui aveva recitato il figlio Lorenzo, che al contrario di Acerbo Junior non è mai stato indagato. Per parlare di padri inguaiati dai figli, ma qui i soldi non c'entrano, si potrebbero citare i casi dei ministri democristiani Piccioni e Don Accatten, uno con un figlio innocente ma coinvolto all'inizio nelle indagini di un famoso omicidio, l'altro col suo ragazzo brigatista. I figli non si pagano, fa dire sempre Eduardo a Filumena Marturano, e la tangente per l'appalto travestita da ringraziamento indiretto per il figlio è solo l'ultima deriva della corruzione italiana. Emigrare all'estero a seconda delle opportunità di lavoro succede anche nel calcio, lo fanno in tanti come Graziano Pellè, esordiente della nazionale di Conte, che però aveva già conseguito tanti successi fuori dal nostro paese. Alessandro Marchetti, Massimiliano Amendola, Davide Cortina, Damiano Quintieri, Simone Quintieri, professione calciatori, anzi football players. Perché questi ragazzi, le cui immagini di cattiva qualità da mezzo mondo scorrono nel frattempo, sono i migranti del pallone. Onesti lavoratori della pedata non baciati dalla fortuna di un talento smisurato, ma forse più dotati di intraprendenza di altri connazionali. Muscoli e polmoni da esportazione in mercati calcistici come le Filippine o l'Estonia o l'Indonesia o il Paraguay. Ragazzi che invece di una carriera di terza o quarta serie hanno scoperto la loro piccola Serie A. Il loro mantra? Se il calcio è il mio lavoro, questo lavoro lo devo fare dove ho le migliori opportunità. Anche perché a volte è il passo che può dare la svolta a una carriera, fino ad aprire le porte più ambite, fino a scoprirsi, in una serata umida in mezzo al mar Mediterraneo, protagonisti e quasi salvatori dell'Italia più inseguita, quella in maglia azzurra.
è la storia di Graziano Pellè, pugliese doc a 29 anni, esordiente in nazionale agli ordini di Conte, dopo aver segnato tanti gol lontano dall'Italia. 55 in 66 presenze al Feyenoord, 5 in 9 match da quando è al Southampton, approdato in Premier League quest'estate. Altro che le apparizioni in Italia, unico vero torneo giocato da titolare, quello con il Cesena 2006-2007 in Serie B, 40 partite, 11 reti. 1,93 m di granatiere, certo non un Vialli o uno Zola dei mitici anni 90, ma pur senza quella immensità di mezzi, il prodotto di un mix di esperienza, energia e concretezza in campo e fuori, persino dotato di un senso dell'umorismo inaspettato quando scherza sulla sua infanzia da giovane promessa del ballo latinoamericano. Perché a volte arrivare lentamente è meglio che essere proiettati troppo presto alla ribalta. Qualcosa che un talento assoluto come Marco Verratti, da 2 anni alla corte del Paris Saint-Germain, sta imparando a capire sulla sua pelle in un momento di crisi di crescita personale e calcistica. Per non dire dei problemi esistenziali, prima ancora che di pallone, del giocatore italiano che più di tutti in questi anni ha esemplificato le contraddizioni di un mestiere come quello della star del calcio, ovvero Mario Balotelli. Le storie dei nostri giocatori con la valigia sono insomma più di quante balzino in prima pagina, anche perché c'è bagaglio e bagaglio. Alla fine di Del Piero, giramondo per il piacere del gioco e per l'esotismo della sfida, che sia Australia o India, ce n'è uno solo, anche se forse non sono pochi quelli che avrebbero voluto trattenerlo un po' più vicino. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Le 14:32 di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti, allora vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it, questa sera alle 20 c'è il telegiornale, TG Cronache torna domani alle 14, buona giornata.